Anche il libro Amaldi mostra l'interferenza costruttiva e distruttiva tra due onde armoniche identiche. Questo in particolare è il profilo cosiddetto locale, dove scorre il tempo e sono riportate le sovra e le sottopressioni dell'aria, oppure le onde trasversali in una corda. Nell'interferenza costruttiva le due onde armoniche si rinforzano e danno luogo a un'onda armonica di ampiezza doppia. Nell'interferenza distruttiva le due onde armoniche si annullano e quindi danno luogo all'assenza di un'onda. Il libro mostra anche la figura di interferenza ottenuta facendo vibrare in fase due punte che colpiscono la superficie dell'acqua in una bacinella, quindi è l'esperimento dell'ondoscopio. E qui sono riportati due disegni simili a quelli che abbiamo già visto, con i nodi e gli antinodi che si dispongono lungo certe linee. Le linee C sono quelle degli antinodi, mentre le linee D sono quelle dei nodi. In generale, anche il libro Amaldi spiega quali sono le condizioni per avere interferenza costruttiva e distruttiva. Come sappiamo, si tratta di calcolare la differenza nella lunghezza dei cammini che compiono le due onde. Per esempio, in questa figura, l'onda che parte dalla sorgente S1 e giunge in P percorre una lunghezza di 4 lunghezze d'onda, mentre invece l'altra onda percorre la lunghezza di 3 lunghezze d'onda. La differenza è di una lunghezza d'onda, la differenza dei cammini. E questa differenza di una lunghezza d'onda non produce sfasamento, quindi l'interferenza delle due onde nel punto P è un'interferenza costruttiva. Il libro lo spiega qua. Siccome la differenza di cammino è una lunghezza d'onda, le due onde arrivano in P in fase, massimo con massimo e minimo con minimo, cioè cresta cresta, ventre ventre. Più in generale, l'interferenza costruttiva si ha nei punti dove la differenza delle distanze dalle sorgenti, quindi la differenza dei cammini percorsi dalle due onde, è uguale a un multiplo intero della lunghezza d'onda, quindi una lambda, due lambda, tre lambda e così via. Questa è la formula, la differenza dei cammini che io ho indicato con delta è un numero intero di lunghezze d'onda. Invece l'interferenza diventa distruttiva nei punti Q dove la differenza dei cammini è uguale a un multiplo intero della lunghezza d'onda più mezza lunghezza d'onda. È questa la mezza lunghezza d'onda aggiuntiva che produce l'interferenza distruttiva. Qui c'è un esempio, 4 lunghezze d'onda il primo percorso, 3 e mezzo lunghezze d'onda il secondo percorso, la differenza è mezza lunghezza d'onda e l'interferenza è distruttiva, come ho spiegato qua. Questa appunto è la formula, la differenza dei cammini delta deve essere un numero intero di lunghezze d'onda più una mezza lunghezza d'onda che crea l'interferenza distruttiva.